amici di assisportivo.com, siamo con il mister Valente, al quale chiediamo un commento della partita. Come dicevo, insomma, purtroppo anche i miei ragazzi, il nostro risultato non è andato, ci ha condannato, ci condanna parecchio, insomma. Dopo un primo set dove noi abbiamo praticamente dominato la gara, inspiegabilmente siamo calati, soprattutto in battuta, in fase muro difesa, dove loro poi hanno incominciato a giocare bene il cambio palla, avevamo avuto un cambio palla parecchio sistematico, quindi noi non siamo più riusciti a tenerli a muro in difesa e quindi la partita è andata a loro favore. Sicuramente c'è rammarico soprattutto per il terzo set, perché insomma la decisione dell'arbitro di espellere un nostro giocatore dopo che stavamo ingranando, eravamo sotto di un punto, eravamo lì punto a punto a giocarcela, ci ha condannati un po', però questo non è un alibi sicuramente, merito al Cerignola. Noi purtroppo anche nel quarto set abbiamo regalato troppo e per una squadra che vuole arrivare a raggiungere certi obiettivi questo non è possibile, assolutamente. Allora io le faccio i complimenti per la partita, la prossima sarà con il Volley Capitanata, un crocevia molto importante per i suoi ragazzi. Certo, sapevamo che queste due partite insomma ci possono condizionare soprattutto per il primo posto, perché il campionato è ancora lungo. Infatti ho detto ai miei ragazzi, è una partita importante ma non determinante, perché anche se tu vinci contro squadre del tuo stesso livello e poi magari perdi punti con squadre di bassa classifica non hai fatto niente, quindi andiamo lì, facciamo la nostra partita e basta. Cosa che abbiamo fatto bene, ripeto, il primo set, poi gli altri tre set insomma abbiamo fatto meno. Col Capitanata sicuramente sarà un'altra partita dura, dove insomma sappiamo che ci giochiamo gran fetta per il primo posto, nonostante adesso il Cerignola ci abbia superato, però voglio dire, ce la metteremo tutta già da lunedì per ricominciare ad allenarci in un certo modo e pensare a annullare, già cancellare questa sconfitta e pensare alla prossima partita. Grazie, per Assi Sportivo è tutto. Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo con il mister Roberto Ferraro, al quale commentiamo questa fantastica partita. Buonasera. Allora, che devo dire? Sono contento della prestazione dei nostri ragazzi, anche se all'inizio eravamo un po' contratti. Abbiamo sbagliato molto, anche se abbiamo tenuto testa al loro gioco, però abbiamo cominciato sbagliando un po' troppo. Poi pian piano abbiamo ripreso fiducia nei nostri mezzi e la partita è andata così, nel migliore dei modi. Ecco, un piccolo episodio non molto bello, se abbiamo notato soprattutto il suo atteggiamento nel calmare la squadra. Per forza, con gli arbitri più gli si fa pressione e poi arbitrano peggio. Quindi è meglio sempre evitare squalifiche, perché c'era anche la preoccupazione che potesse poi compensare con dei cartellini anche per noi, che non possiamo proprio permetterci di prendere. Il Modugno in casa, poi il Foggia, com'è? Le partite noi le prepariamo sempre nella stessa maniera, perché comunque dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a trovare il miglior gioco possibile, adattare ad ogni cambiamento, perché purtroppo adesso ci manca un laterale, adesso ci manca un centrale, quindi con la squadra un po' così dobbiamo sempre riassettare il sistema e quindi niente, col Modugno sarà in casa e sarà una partita un po' più facile, diciamo un po' più facile, ma in realtà non lo è. E poi ci sarà lo scontro diretto, quello che ci potrebbe veramente poi far cambiare rotta. Secondo posto in classifica, decima vittoria consecutiva, cosa vuole di più da questi ragazzi? Niente, io sono contento di come stanno lavorando e mi dispiace solo per la falsa partenza, altrimenti adesso saremmo in altre condizioni. Speriamo di non perdere nessun pezzo e di poter agganciare finalmente la vetta. Grazie.